siamo con Elio Dall'Acqua, armatore e comunque rappresentante della Federpesca. Oggi si è tenuta un'importante riunione che ha visto tutta la marineria chioggiotta, tutti gli armatori chioggiotti, per decidere come comportarsi a partire da lunedì in poi per la situazione creata dal caro gasolio. A che conclusioni si è giunti? Beh, le conclusioni posso dire, tanto oggi è stata veramente una riunione abbastanza accesa e importante. Questa riunione qua deve essere stata fatta ancora l'altro venerdì, poi per cause di istituzionali anche di trovarsi è stata rimandata. Nel frattempo l'altra settimana le associazioni si sono trovate, Federpesca, Alleanza delle cooperative e Coldiretti, per fare un documento, quello che abbiamo presentato questa mattina. Su quel documento là ci sono scritte tutte le nostre esigenze, quello che domandiamo, cose lecite, non cose non illecite, ed è stato subito inviato sia alla Regione sia al Ministero. Lunedì il sottosegretario ci ha dato subito la possibilità di incontrarci insieme con lui per valorizzare questo ancora di più, questo documento, e di vedere cosa si può fare. Questa mattina ci siamo trovati qua, alla presenza c'era anche Pila, Caule, e c'era anche Porto Garibaldi, quindi diciamo quasi tutto l'Alto Adriatico. Il distretto dell'Alto Adriatico. Esatto, il distretto dell'Adriatico. Il nostro assessore regionale, che insomma fortunatamente ci ha dato la sua disponibilità di essere presente, che aveva altri impegni istituzionali però è passato per di qua. Un'importanza, una presenza importante. Sì, esatto. E il sindaco di Caule, deve esserci anche presente il sindaco di Porto Torre, che non ha potuto venire. E niente, qua si è discusso, come insomma farvi vedere sui video. L'importante è che ci siamo stati quasi tutti quanti a marineria e a fine di tutto quanto, per dare importanza a quel documento e all'incontro che ci sarà lunedì con il sottosegretario, lunedì abbiamo deciso di stare a casa. Dopo martedì sentiremo le risposte, se possono essere, insomma... Se ci sarà apertura. Esatto, apertura di dialogo e vedremo quello che si può portare a casa e tutti quei punti che noi abbiamo fatto presente. Sia al assessore regionale abbiamo fatto presente anche i soldi che avanziamo della regione e ha detto che adesso lui quando rientrerà farà di tutto per darci dei problemi. Sì, anche perché sono dei soldi vostri dovuti, esatto, che avanzate ancora da un anno. Sì, i soldi del Covid ancora, esatto. Ma anche i soldi del fermo pesca? I soldi del fermo pesca qui però sono a livello nazionale. E quelli sono sempre in ritardo. Avanziamo i soldi sempre della regione del discorso di tonnellaggio delle barche, anche questi. Per cui sì, un vostro avere che dovete avere per forza, un vostro diritto che però in ritardo causa dei problemi. Sì, sempre la burocrazia, purtroppo in Italia la burocrazia è una brutta bestia, quindi dai, ecco così. Quei soldi vi sarebbero utili per dare anche ai marinai il minimo garantito. Sì, per dare un po' di supporto anche a loro, questo è vero. Un po' di sollievo. Esatto, anche perché a casa le bollette quando che vengono adesso non sono più le bollette a 50 euro, 100 euro come prima, con tutto quel caro gasolio, tutto l'energetico, sono bollette da 200-300 euro e quindi ce ne vuole soldi per vivere. Sì. E il caro gasolio è un problema comunque che vi sta mettendo molto in difficoltà. Sì, molto, molto. Specialmente adesso in questo periodo qua, veniamo via dal Covid, siamo ancora nella guerra, veniamo con la mucillagine che insomma quest'anno qua è stata accentuata in una maniera impressionante, ci sono delle zone di pesca che non riusciamo a pescare e quindi... Una somma di tanti problemi che esatto, insomma vi mettono leggermente tra parentesi in difficoltà, sì, insomma. E che non si può trovare neanche nell'immediato una soluzione, non si può trovare che pensare di trovare una soluzione immediata. Stiamo qua a vedere. Però intanto se mai si comincia, mai si finisce, esatto, per cui cominciamo sto percorso. Anche questo è vero. Grazie Elio. Grazie a voi.